Ciao a tutti Gucci, ben ritrovati alla vostra Andrea Cantone in questo nuovo video di Ransom Eleven. Finalmente partita contro Kirkwood Junior High. Siamo davvero vicini alla conclusione del gioco, ragazzi. Ci manca davvero poco. Questa è la penultima partita del Football Frontier. La prossima sarà la finale, ma concentriamoci per ora su questa gara. Ma quello è l'allenatore Nichols. Quanto tempo, Axel? È proprio lui, sono il suo più grande fan, voglio il suo autografo. Celia, non ti sembra di esagerare? Ma cosa dici? L'allenatore Nichols è stato un grandissimo calciatore, ha anche giocato in nazionale. Davvero? Wow! Ti sei fatto un bel po' di amici, Axel. Sono contento di trovarti bene. Allenatore. Hai tempo da perdere prima della partita, eh? Non so se mi spiego. Non dici nulla, testa a porcospino? Beh, almeno questa volta non sei scappato. Certo che no. Sono venuto qui per sconfiggervi. Se non altro potremmo vederne delle belle, non so se mi spiego. Sempre che quest'anno non ti sia rammollito. Mi dispiace, ma per quanto abile, il vostro capitano non potrà mai nulla contro la nostra tecnica. No, questa volta non ci batterete. Forza ragazzi! La Kirkwood, se esistesse davvero, mi piacerebbe studiarci. Non so perché, ma mi dà un senso di... Non so, è strano. Vedere quella scuola, sembra quasi antica, è bello. È molto interessante. Subito dopo il fischio di inizio, i tre fratelli ci rubarono palla, Nguppala. Ti faremo gol come l'altra volta e tu non potrai farci niente. Questa volta vi fermerò. Sono stati delle schegge. Eccola là, vai Mark! Che cosa? Ha fermato il nostro triangolo Z! Forza ragazzi, tutti all'attacco! Sì Mark, però ora con un pochino di calma. Ehi, 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 Nathan, grande Nathan! Grande, abbiamo anche Eric Eagle in squadra ora e anche Sanford! Sanford era il secondo giocatore che volevo reclutare nello scorso video, ma niente, non ho potuto farlo perché non ho avuto la possibilità. Praticamente Nelly non me l'ha trovato al primo colpo e quindi insomma ho dovuto riprovare e la seconda volta l'ho trovato. Però se evitassimo, perché mi sono anche allenato insomma non poco per riuscire a contrastare almeno in parte questa squadra. Ok, con Eric ancora non ho imparato il volo della Fenice. Perché non mi ricordo che livello lo impara. Io mi ricordo di una tecnica, forse era proprio la Fenice che lui impara, ma molto più in là. Mi sembra a livello 50, una cosa del genere. Però comunque sia, come ho detto, questa versione europea differisce di molto da quella giapponese. Ci sono aggiunte, hanno ridotto i punti di potenza delle tecniche e hanno praticamente aggiunto tutti quanti gli oggetti del secondo e del secondo in Ransom Eleven, hanno ridotto tutte le tecniche e hanno aumentato alcune tecniche, appunto i PT delle tecniche, alcuni ridotti, alcuni aumentati a seconda di come erano nel secondo. Sì, suona un po' strano quel parola, sembra un po' ridondante, ma il senso è quello. E poi cos'altro? Boh, niente. Tutte le tecniche ci sono, insomma, hanno fatto un lavoro, secondo me, un bruttissimo lavoro, che non andava fatto. Ah, il back tornado. Tornado inverso, bella sta tecnica. Sul 2 l'ho usata tantissimo con Shadow. Ah, meno male, pensavo non lo bloccasse, mi stava prendendo un colpo. Dai, eccola qua, grande. Oppla, subito. Vai. Dai, 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 dai. Axel, vai, grande scatto. Perfetto. Corri, corri, Axel, ora, corri. Ah.
Vai qui. Scatto repentino. Dai, ma dai, ma come si fa? Ma perché? Non esiste. Vai, scivolata micidiale. Pure questa. Ma stanno in furore? Ah, sì. Vabbè, sono un attimo bloccato. Ma stanno in furore? Sì, ok, fili, ok, non parlo più. E dai però, non me ne ero accorto. In furore davvero aumentano molto le abilità dei giocatori. Non mi stupisce che mi abbiano sopraffatto così. Se ero un livello leggermente più alto, non ce l'avrebbero fatta. Grande. Me ne bastano, sì, mi bastano per fare Pinguino Imperatore numero 2. Ma è uscito di porta tantissimo. Io pensavo che Stanford avesse zona micidiale, invece non ce l'ha. Però volevo comunque reclutarlo per Pinguino Imperatore. Questo, vabbè, è chiaro, è una delle mie tecniche preferite. O meglio, il Pinguino Imperatore numero 1 è nella top 5 delle tecniche preferite. La prima credo che sia... chiedo scusa per il nome, ma io conosco God Catch, praticamente... La parata suprema, credo si chiami in italiano. È quella che usa Mark nella finale, praticamente, contro... Contro la squadra del nonno, che non i nomi proprio inglesi, lo ripeto comunque sia, non li so tutti. Non li so tutti. I piccoli giganti forse. Non so se li chiamano così in italiano. Tipico della Kirkwood, non mollano mai senza lottare, fino alla fine. La partita non è finita. Va bene, però sto vincendo, quindi... Basta che difendo la porta e stiamo a posto, Mark, tranquillo. Che poi perché parlo a Mark dato che sono io a giocare, quindi... È un po' strana come cosa. Il furore fra poco lo finiscono, mi sa. Sì. Ma dopo attivo io l'attivo. Non ti preoccupassero. Vai, dribbling rovente! Thomas è uno che voglio reclutare anche. È un grandissimo giocatore. Sarebbe un'ottima scelta da mettere nella squadra. Dribbling rovente. Ok, ci dribbling rovente. Scatto repentino. E vorrei provare a fare gol con Nathan. Nathan ali di fuoco potrebbe essere un'ottima scelta. Devo superare questo e un altro giocatore. Mi basta per ali di fuoco dopo? No! Accidenti! Scatto repentino. No! Vabbè, potevo attivare il furore e vincere facilmente con scatto repentino, però... Non mi andava di sprecare subito il furore. Vorrei attivarlo fra un po'. Oh, Nathan, è la tua occasione? È la tua occasione, Nathan? Grande... Ah, Kevin! Perfetto, non mandarla fuori. Va bene, ok. Mo' lo attivo. Vai così. Illusione ottica posso anche fare, volendo. Ah, però non avrei vinto con scatto repentino, credo, perché sono del vento attributo con Nathan. Mentre lui è foresta, quindi avrebbe vinto, forse, se avessi fatto scatto repentino. Ali di fuoco, perfetto, wow, proprio due di scarto ce n'ho. 44 gatti in fila per sé con il resto di due. Perfetto. Questo è gol sicuro. Mega parata di forza. Oh, yeah! Questo sì che è gioco di squadra. Prima ho fatto un allenamento per aumentare punti energia, punti tecnica, e si è rivelato molto utile, perché quelli aumentano di tanto, aumentano. Invece gli altri allenamenti ti aumentano le statistiche di uno. Mentre nel terzo gioco, non so se l'hanno cambiato poi in italiano, nella versione europea, non italiano, nella versione europea, aumenti di 3 statistiche ogni allenamento, mi pare. Invece punti energia e punti tecnica aumentano sempre di 4, 5, a volte 6 mi sembra. Almeno la versione giapponese era così. Ok, ai ai ai. Eric, è tu Eric. Eric, pensaci tu Eric. No, non ci pensare. Manco per l'anticamera del cervello. Mi sembra poi però che fanno gol contro la Kirkwood con la Fenice, appunto.
però non ce l'ho. A parte che dovrei controllare la wiki per vedere quando Eric impara Volo della Fenice. Se devo essere sincero, non mi ricordo proprio. Io ripeto, il gioco due volte l'ho giocato e quindi non mi ricordo. E poi Eric solo una volta l'ho preso, nella versione giapponese. Perché nella versione italiana neanche mi ricordavo che si potesse prendere Eric, quando ho giocato a quella italiana, intendo. Che stanno facendo questi? Su! Ah, anche questo qui mi piace, questo qui, questo giocatore al lato. Quello pure mi piace. Però recluto Thomas, penso. Vabbè, quello con i capelli rosa, che è più forte dei tre fratelli. Da quello che mi ricordo. È finita, 4-0, vai! Alla grande, alla grandissima, non alla grande, alla grandissima. Forza Raymond, la vittoria è nostra. Maledizione, perché dopo tutta la fatica che abbiamo fatto quest'anno, il Triangle Z dovrebbe essere imbattibile. Non siamo abbastanza forti senza Axel. Ragazzi, siete stati bravi ragazzi, avete giocato un'ottima partita. Axel, in questi mesi sei diventato ancora più forte, sono contento per te. Allenatore, Axel, dimmi solo una cosa. Perché l'anno scorso sei sparito così all'improvviso? Non sei scappato, vero? Qual era la ragione? È vero, non mi sono presentato alla partita. Sono davvero dispiaciuto per tutti quello che ha costato a lei e alla squadra. Non ti preoccupare, sono sempre convinto che tu abbia avuto una ragione più che valida. I fratelli Murdock hanno detto delle cose orribili sul tuo conto, ma spero che potrai perdonarli. Sai, quando te ne sei andato per loro è stato un grande shock. Uno shock? Tutti dissero che la squadra aveva perso perché non c'eri tu. E che i fratelli Murdock non erano abbastanza in gamba da contrastare la forza della Royal Academy. Sono certo che la tua improvvisa scomparsa sia stata molto dura da accettare per loro. Ma la cosa peggiore è che non riuscivano a perdonarsi il fatto di dover dipendere da te per vincere. Capisco. Ehi, Axel! Axel, adesso devi assolutamente vincere il torneo. Altrimenti non avremo pace. Devi diventare ancora più forte, perché noi faremo lo stesso e la prossima volta vinceremo noi. Ragazzi. Ok, basta così. Torniamo tutti a scuola e andiamo ad allenarci. Chi non mi segue verrà lasciato indietro. Non so se mi spiego. Sì! Forse non sono bravi a esprimerlo a parole, ma il loro amore per il calcio è assolutamente sincero. Sì, sono in gamba. Wow! Ok, vediamo un po' i livelli. Ah, Todd impara una tecnica nuova, pallone rotante. Ricordassi cos'è. Oh, Axel finalmente a 40, Eric a 41, ma non impara niente, infatti mi sembrava che non lo imparasse a 41 il volo della Fenice. Jack 29, Jim 29, ok, insomma, abbiamo fatto un bel po' di livelli. La prossima partita sarà la finale, la Zeus, lo scontro con Dark e la possibilità di realizzare il mio sogno, trionfare al torneo nazionale, il Football Frontier. È così vicino che mi sembra quasi di poterlo toccare. Mark, allora eri qui. Signor Smith, che succede? Potete riunirvi tutti quanti per un momento? Devo parlarvi di una cosa. Jude si è offerto di collaborare. Ho trovato questo articolo nell'archivio della Royal Academy. Jude? Parlavi di questo con lo studente della Royal Academy il giorno della partita con la Kirkwood? Sì, inutile sprecare altro fiato. Legge e basta. È una rivista piuttosto vecchia, ma questo è... Calcio Oggi di 50 anni fa? Ah, Calcio Oggi numero 1. L'esperto giocatore Tom Dark è escluso dalla nazionale. Che sia prossimo al ritiro? Tom Dark? Quel Dark non sarà proprio così. È il padre di Ray Dark. Il padre? Tom Dark era un giocatore della nazionale. Nel mondo di calcio di 50 anni fa lo conoscevano tutti. Però alla fine venne escluso dalla nazionale? Sì, quello fu l'inizio di tutto. Perché? Perché un giocatore come me è stato escluso dalla nazionale? Calcio Oggi numero 1. L'esperto giocatore Tom Dark è escluso dalla nazionale. Che sia prossimo al ritiro? Ritirarmi? Ma io sono ancora in forma.
Il commento dell'allenatore. Dark ormai ha i suoi anni. Negli ultimi tempi ha perso il suo smalto. Per vincere il prossimo campionato formerò una nuova squadra di giovani campioni. Ho dedicato la mia vita al calcio. E adesso perché? Nel calcio l'unica cosa che conta è la vittoria. Non c'è posto in questa squadra per uno come Dark, che ha ormai poche speranze di farcela. L'unica cosa che conta è la vittoria. Non c'è posto per chi perde. L'era di Dark è finita. Il padre di Ray Dark, Tom, fu escluso dalla squadra perché l'unica cosa che contava era la vittoria. Vincere è tutto. Ma chi ne ha pagato le conseguenze più di chiunque altro è stato suo figlio. Dopo essersi dato all'alcol, Tom disse addio al calcio che tanto amava. Insegnò al figlio Ray che, per ottenere la vittoria, qualsiasi mezzo è lecito. Qualsiasi. Ma è terribile! Ieri l'ho sentito dire dall'allenatore Nichols. Pare che la finale dell'anno scorso tra la Royal Academy e la Kirkwood sia stata combinata. Combinata? Sì. La Kirkwood venne spinta a rinunciare alla partita per lasciar vincere la Royal Academy. Se vi ritirate vi aspetta una bella sommetta. Ma se non fate come vi diciamo... Ecco come li convinsero. Quindi l'incidente di Julia è accaduto perché la Kirkwood si era rifiutata di ritirarsi. Tutto per non far andare alla partita Axel, l'asso della squadra, giusto? Non li perdonerò mai, non importa quale fosse il motivo. In nessun caso si può fare del male a una persona solo per il semplice scopo di ottenere la vittoria. Mark. Già, hai ragione. Il comandante, anzi, Dark, è un uomo spregevole. Non posso accettare che uno come Dark si permetta di infangare il calcio e di far soffrire tutti. Batteremo lo Zeus e vinceremo la finale. Gli dimostreremo che ciò che conta di più non è la vittoria, ma l'amore per questo gioco. Sì! Tutti insieme in allegria. Ha chiamato, comandante? Comandante? Stavo pensando alla mia infanzia. Eh? Davvero un brutto ricordo. Per quanto mi sforzi, non riesco a dimenticarlo. Questa è la rivista Calcio Oggi di 50 anni fa. Conserva ancora una cosa del genere. Comandante, lei nutre davvero una profonda passione per il calcio. Comandante? Non lo sapevi. Io detesto il calcio. E anche gli incapaci come te. L'unica cosa per cui nutro passione è la vittoria, sì. L'unica cosa che conta è la vittoria, non c'è posto per chi perde. Sei d'accordo, Byron? Il comandante Dark ha sempre ragione. Mi ricordo di te. Vuoi salvare i progressi di gioco? Certo che voglio. Bene, Cudge. Termina anche questo episodio di Inazuma Eleven, un pochino più corto del precedente, ma nel precedente insomma ho fatto un pochino più di storie perché dovevo per forza reclutare Eric Eagle, ma va bene anche così. Quindi nel prossimo episodio, se mi gira bene, lo faccio tutto in una volta perché è l'ultimo capitolo di Inazuma Eleven. Anche se finire con il 18, insomma, è un numero un po' particolare. Ma vedrò da farsi, ci penserò. Ad ogni modo, Cudge, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. In descrizione, come sempre, trovate il link per Twitter e noi ci vediamo domani con un nuovo video di Inazuma Eleven. Bye bye!